Buongiorno, benvenuti a Villa Casalta. Io sono la Roberta, quella del Colombaio, ma oggi sono qua per presentarvi la nuova creatura voluta e fatta dalla Delia, che poi vi farò conoscere. Siamo a 15 minuti dal centro di Castellina e si può raggiungere anche a piedi. La struttura si pone di due case, dove nella villa principale si dorme e si fa colazione. Nella casina si soggiorna anche con l'uso di cucina. Abbiamo anche l'albergo Il Colombaio, che è proprio nel centro di Castellina. Ma comunque tutte le informazioni le troverete sull'unico sito www.albergoilcolombaio.it. L'agriturismo ha molto spazio e quindi si presta bene sia per le famiglie che per i vostri amici animali. Molto adatto per piccoli gruppi di camminatori e anche di ciclisti. Non mancheremo di indicarvi buoni ristoranti in centro a Castellina, gestiti dai miei fratelli. Le vecchie stalle di una volta, oggi adibite a sala di colazioni, si prestano anche per meeting aziendali. Nell'azienda ci sono anche 2 ettari di vigneto e circa 1000 piante di olivi, per cui se volete portarvi a casa i sapori e i profumi del Chianti, non dimenticate di acquistare vino e olio prodotto da noi. Tutto quello che vedete di ristrutturazione, di immobili, di mobili vecchi, di arredamento, è stato curato tutto dalla Delia. Sta arrivando, eccola, con la sua fuoriserie! Ci vuole un pochino, perché i 20 anni ormai sono passati. 20 anni non ci sono più, bellina. Questa è la Delia. E questa è stata la prima cosa che ho ristrutturato. L'avevo sempre promesso e così è successo. È la mia vita, la chiesina. E quando sono arrabbiata vengo qui e mi rilasso proprio. Questo posto è proprio adatto per le cerimonie, perché c'è le sale, c'è le cucine, qui si può fare di tutto. La roba che c'è, e l'arredamento più che tutto, l'ho fatto tutto da sola. Ho comprato a mercatini, alle fiere, è roba dell'Ottocento, ripulita, risistemata. La roba vecchia è il mio pallino, a me piace tanto. Prego, accomodatevi, vi faccio vedere le camere. Questa è la più grande, con 2 finestre, il letto dell'Ottocento, ogni camera al suo bagno, con la vasca o doccia. Questa casa ha 13 camere, la sala di lettura, la sala delle colazioni, appartamenti, uno più grande e gli altri più piccoli. Abbiamo anche una grande piscina dove mio marito si rilassava e diceva sempre che l'aria buona e la tranquillità non mancano mai. E vede, questo è un posto che è semplice, come siamo noi, insomma. Ecco, e la semplicità è il nostro carattere e rispecchia tutto l'ambiente. Il sorriso e l'accoglienza con un pizzico di simpatia non manca, per cui vi diciamo, se volete stare allegri, venite a Casalta. La signorina e parla le lingue, io so un po' di italiano a fatica, ma lei parla le lingue e lei si intende con la gente.